caldo della miseria, mi sono messa con reggiseno e mutande così a giro per la casa. Ho detto, oh, ma faccio un video. Reggiseno. Molto bene, il caldo dà alla testa seriamente. Iniziamo subito. Sì, ho delle spallone enormi, mi sa che io non devo fare più pesi, perché tra un po' usciranno fuori dalla videocamera. Iniziamo subito, spero che intanto la mia videocamera non mi abbandoni, perché sta tipo a zero, quindi la smetto di parlare e vado avanti con il video. Volevo provare insieme a voi le novità di Mulac. Come sapete, la Mulac ha fatto una nuova collezione, che sarebbe il My Birthday Suite, che prende ovviamente il nome. Sento rumori. Che il nome dal rossetto che ha fatto precedentemente, il rossetto liquido, uno dei rossetti liquidi più famosi di Mulac, se non il mio preferito, cioè non è proprio il mio preferito in assoluto, però è tra i nude preferiti, nella lista dei miei nude preferiti. E quindi, siccome è un rossetto che è andato molto, diciamo, è un loro must have, hanno fatto anche la palette. Allora, adesso vi faccio un po' vedere le cose. Io non ho preso tutto il bundle perché costava un botto di euro e perché c'erano comunque all'interno cose che proprio non è che mi interessavano parecchio. Cioè, voi dite, sì, ti sei presa la palette e mi sono presa anche tre tinte, quindi è come se avessi preso la maggior parte della roba. Però, per esempio, c'erano un paio di ciglia finte. Io già in precedenza ho comprato delle ciglia finte di Mulac, ma siccome io non le so mettere, sono proprio una mezza impanicata, ho detto che non le prendo, cioè che le prendo a fare soldi inutili. E poi c'era ovviamente la tinta in My Birthday Suite, ma siccome io già ce l'ho, è inutile ricomprarla, mi sembra pure ovvio. E quindi che ho fatto? Ho preso la palette, che è comunque la cosa più importante della... Sì, si sta scaricando la videocamera. Ho iniziato bene perché praticamente la mia videocamera ha deciso giustamente di morire, si è spenta così all'improvviso tutto in un colpo. Io intanto comunque ho girato un video ASMR, ragazzi, sono multitasking. Intanto ho messo anche gli orecchini, quindi molto molto bene. Allora, partiamo subito. Ovviamente oggi non farò un video in cui truccherò la base, perché come vedete già sono mezza truccata, ma comunque la base è una cosa che non ci interessa. Sto squagliando, infatti penso di aprire la finestra. Quello che adesso lo trovate sold out, ma non so se non sbaglio, è fino ad esaurimento scorte il bundle, quindi se non l'avete comprato, compratevi le cose a metà come ho fatto io. Il bundle comunque costava 89,17 euro. La palette invece, che è ancora disponibile, ma secondo me la riforniranno anche se quando finirà, costa 33,92 euro, appunto si chiama My Birthday Suite. Come vedete è fatta in questa maniera, il packaging è molto bello perché è tipo molto elegante. Devo dire che questo packaging è veramente accattivante, il colore è bellissimo perché è rosa, un rosa molto tenue, comunque non ci frega niente il packaging. Tutti quei video che a volte vedo la gente, il packaging è molto bello perché fuori ha tutte queste sbrellucce che merle, me frega niente del packaging. Ovviamente mi piace comunque, il packaging è carino, sì, tutto quanto, mi piace che abbia uno specchio bello grande, perché ci sono palette che di specchi non ne hanno, per esempio quella di Clio non ha lo specchio, è una cosa che non va bene, cioè non va bene non mettere lo specchio, perché metti che io me la voglio portare appresso, mi voglio vedere, sono abituata magari a vedermi quando mi trucco, lo specchio ci deve essere, cioè questa è una cosa fondamentale. Poi che c'è manco Pugnilla che da fuori è mezza così, me frega niente. Però devo dire la verità, Mulac comunque di solito fa tante cose carine, quindi questa è veramente molto molto bellina, deliziosa, deliziosa la definirei. Poi all'interno c'era anche una plastichina che io ho veramente tolto, ho prontamente levato, c'era comunque la poderina, la pellicolina trasparente che protegge i colori, però ci sta anche, c'era anche questo cartoncino che voi sfilate e all'interno trovate la palettina. La palette, come vedete, ha tutti i colori molto 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 nelle mie corde, ovviamente. Sono colori molto luminosi e la Sindina ha detto che comunque alcuni di loro hanno una texture nuova, tipo come cremosa, quasi effetto bagnato, che secondo me sono questi qua su. Ci sono vari matte, i colori io già li ho pucciati, qualcuno di loro sono molto 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 scriventi e bah, a me Mulac non mi delude quasi mai, eccetto qualcosina, ma comunque è molto carina questa palette, proprio nelle mie corde, e ovviamente è stra stra stra
stra utilizzabile in estate, perché con l'abbronzatura rende tantissimo. Le ciglia, che si chiamano Baby Lolita, costano 10,12 euro. Sono molto carine, per carità, ma io, come vi dicevo, non le uso, quindi ritenevo veramente inutile l'acquisto. E poi ovviamente c'è il My Birthday Sweet, che io già ho, e ci sono le varie tinte, i vari rossetti liquidi, che costano 12,67 euro. Ovviamente adesso sono quasi tutti scontati, però io direi di partire subito, così magari mi trucco prima gli occhi insieme a voi e poi dopo passiamo all'applicazione di tutte le tinte, così voi vedete le varie colorazioni. Quindi non sto lì a farvi swatch e swatchettini vari, perché comunque ci sono un sacco di swatch sia sulla pagina della Sindina sia sulla pagina della Mulac, ma proprio sul sito stesso. Quindi oggi proprio voglio andarla a provare con voi, perché sono molto curiosa. Allora, la prima cosa che vado a fare, vado a mettere questo colore panna sotto l'arcata sopraccigliare, che si chiama Topless. Ah, una cosa che volevo dirvi è che questi colori hanno dei nomi troppo belli. Topless sulla... sono super cremosi. La prima sensazione è che sono veramente cremosi. Non metto primer, io di solito uso il primer quando faccio questi trucchi belli, questi trucchi un po' più elaborati, per modo di dire, perché io comunque sono una che si trucca solitamente molto 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 nude. Oggi non la metto ovviamente perché questo è solo un video di prova, poi sto in casa, dopo mi strucco. Ok, fatto ciò, non si vede tanto il colore perché è molto simile proprio alla mia carnagione. Ci sono tantissimi colori, ragazzi, ma veramente tanti tanti colori di transizione stupendi. Allora, io direi di partiamo con questo, che si chiama Comfort Zone, e andiamo con un pennello da sfumatura nella piega dell'occhio. Vado praticamente con un pennello da sfumatura un pochettino più affusolato come questo, e vado a pucciare Hot Chalk, questo colore qui. Lo vado a pucciare, è tutto improvvisato, ovviamente come sempre, e lo vado a mettere piano 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 piano, proprio qui, alla fine dell'occhio, per dare un senso di profondità, ma anche uno sguardo un po' più allungato, perché... ragazzi, se c'è una cosa che vedrete sempre sul mio canale, sono dei trucchi molto naturali, perché non mi piaccio con i trucchi molto molto forti, non mi piaccio proprio, cioè mi sento brutta. Per evitare di non piacermi, io vado a fare ovviamente trucchi che mi fanno stare bene, ma io li vedo molto molto scriventi questi colorini, Poi faccio un mix di questi due, quindi vado con Super Hot e Under Net, credo di averli detto bene, comunque vado con questi due, con questo pennellino un po' più schiacciatino, vado con questi due colorini tipo terracotta, e vado un'altra volta a fare una bella sfumatura, quindi li porto qui. Questa maniera, ovviamente io faccio trucchi che so fare, cioè non è che sono una makeup artist o chissà che, sono una persona normale come tutti. E la sfumatura, proprio perché voglio dare una sorta di profondità al mio occhio. Io di solito, ragazzi, mi trovo tantissimo ad utilizzare questi pennellini qua più piccoli per sfumare. Mi trovo più con questi che con i pennelloni proprio da sfumatura grandi, perché trovo che questi siano molto più precisi e siano un po' più adatti per il mio occhietto. Quindi, fatto ciò, vado sull'occhio a picchiettare con le dita, perché ragazzi, se c'è una cosa che io faccio spessissimo, quindi veramente vi dirò dei trucchetti miei, ma penso che faranno quasi tutti. Una cosa che io faccio e rifaccio sempre è andare a mettere questi colori luminosi con le dita, perché rendono tantissimo, cacciano tutto il loro pigmento e mi piace molto. Quindi vado a spada flashata, madonna santissima luce, vado a spada flashare così, guardate che effetto bagnato bello, mi piace molto. Quindi sono andata con questo colore qua, che è Lingerie,
Però io di solito mischio un po' tutti, quindi adesso vado un po' con questo, un po' con questo e vado un po' a sistemare il tutto. Comunque ragazzi, i colori sono una cosa tipo meravigliosa. Oddio. Ok, vado anche dall'altra parte. Via di mezzo tra un bagnato e un cremoso. Vado con il pennellino di prima e prendo questo colore, sono indecisa tra Jewel o questo colore dorato che si chiama Rich Beach, quindi è molto sì. Quindi vado con tutti e due, tanto per cambiare io li mischio sempre tutti e due, e vado nell'angolo interno dell'occhio. Naturale, ragazzi, trucchiamoci da persone normali, quali siamo, non da pagliacci al circo. E cosa faccio? A me piace a volte intensificare l'angolo interno, quindi a volte cioè, mi piace intensificare la riga interna dell'occhio, quindi o vado a mettere, io di solito metto sempre una matita marrone all'interno dell'occhio e mai nera, perché il nero appesantisce tantissimo lo sguardo, quindi un consiglio che vi do, secondo me, mettere una matita marrone, perché secondo me non solo vi fa quel bell'occhio definito, che sembra che ce l'avete da araba, ma non ce l'avete, e poi è molto più naturale, quindi sì, io direi matita marrone, però stavolta non la metto, e vado a sporcare però la parte inferiore dell'occhio. Questo colore qui, che si chiama Under Heat, e vado a passarla sotto all'occhio. Vedete, ho dato un senso più di profondità all'occhio, però non mi piace ancora, quindi che faccio? Vado a prendere Boom Boom, questo colore qui, molto carino, dorato, vado a sporcare sempre il mio pennellino a penna e vado proprio a passarlo sotto. Vado a, siccome io non uso quasi mai l'eyeliner, cosa vado a fare adesso? Vado a ricreare una sorta di finta linea di eyeliner con pennello e ombretto. Quindi vado con un pennello angolato in questa maniera, vado a pucciarlo nel nero che si chiama Tabù e vado a ricreare la mia sorta di eyeliner. Makeup sistemato, ho anche messo un pochettino di mascara qui sugli occhi, poi dopo vi faccio vedere meglio il trucco completato, anzi ve lo faccio vedere adesso. Come vedete è molto molto ok, come vedete è molto semplice. Ok, è un look molto fresco. Allora, adesso vado a provare insieme a voi tutte le tinte. La prima che vado a provare è questa, che è in My Birthday Sweet, che io già ho, quindi la vado a provare con voi. L'unica cosa che a me non piace tanto di questi packaging tipo gommati è che si sporcano, è una cosa che non amo. Allora, Birthday Sweet, come vedete è un nude super bello, è uno dei miei preferiti, io amo questa tinta, è uno dei miei colori top proprio, trovo che stia molto bene con il mio incarnato, con questo tipo di trucco, è stupenda. My Birthday Sweet è ovvio che diventava un must have della Mulac, perché è la cosa, una delle cose più belle, se non la più bella che ha creato Mulac. La seconda che vi mostro è Milf al quadrato, vedete Milf al quadrato, che esiste anche il rossetto, però si chiama Milf, comunque è anche quello un rossetto super piaciuto, l'hanno fatto in versione liquida, è un po' aranciato, questo vira un po' sull'arancio, quindi secondo me non sta bene con questo tipo di trucco, ma secondo me sta benissimo con occhio nudo e tanto tanto mascara, però comunque è un colore molto naturale e molto molto elegante. Veniamo poi a Inadamas, che come vedete è molto chiaro, non me l'aspettavo così chiaro, io sto provando per la prima volta con voi. Sì, forse questo colore qua trovo che sia meglio in inverno, perché essendo cadaveriche risaltano. Adesso invece la bronzatura, il colorito un po' più scuro va a coprire questo colore, quindi questo risulta un po' bruttinino. Sì, questo forse no, è quello che mi piace meno, in Adamas. Diciamo che se siete molto chiare, beh, vi sta bene. Se siete olivastre come me, no, cozza un pochino, eh. Sì,
Passiamo poi a Spogliami, che secondo me è una delle più belle colorazioni insieme ai My Birthday Sweet. Trovo che insieme a questo tipo di make-up sta benissimo, forse è la morte sua questo colore. È una sorta di nude, è un nude però intenso, questo mi piace da morire, è uno dei miei colori preferiti. Dirvi è che questi colori, lo dice anche la Sentina nel suo video di presentazione, sono colori comunque, hanno delle texture nuove, quindi sì, sono molto confortevoli, duraturi, tutto quello che volete voi, però quando le andate a togliere sono un pochettino... Non li togliete molto facilmente, quindi munitevi di bifasico, mi raccomando. Questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto e che si sia visto qualcosa, perché purtroppo io ancora non ho la ring light e non sono una makeup artist o una che è davvero molto brava col trucco, quindi ancora sono un po' tutta incasinata con luci e quant'altro. Però comunque spero che il trucco vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!